Eccoci subito al secondo video della giornata. Allora, forse noterete già delle differenze nel microfono. Attualmente ho cambiato telefono e ho cambiato PC, ma non ho ancora i programmi validi per montare i video. Ho sempre invece un buon programma per montare l'audio, ma ancora non l'ho installato su questo PC, quindi oggi giocherò un po' con il mio Zoom. Se conoscete dei buoni programmi per montare i video, a parte Movie Maker, che è quello che uso a tutt'oggi, fatemelo presente, e fatemi presente in particolar modo quelli gratuiti, visto che non ho intenzione di spendere su questo genere di cose che, come saprete bene, non mi dà nessun rimborso, nessuno. Oggi non so parlare, evidente, va bene. Dico spesso evidente, sicuramente, un sacco di avverbi tipico di chi non sa parlare, ma purtroppo mi sono un po' arrugginito, sapete? Allora, i miei dubbietti in questo video sono due film. Partiamo con il primo. Questo film narra di un ragazzo che viene, non lo so, non ricordo bene, da una foresta, da una giungla, e sembra sia vissuto per molto tempo con delle sorte, una sorta di suore, no? Non mi ricordo. Praticamente quando questo tizio, che assomiglia molto all'Emilio di Rousseau, arriva nella città e nessuno crede alle sue storie fittizie, secondo cui sia cresciuto in una giungla e nessuno crede che abbia abilità particolari. Il personaggio in questione si presenta come un uomo alto, senza barba e capelli molto lunghi. Ora, io ricordo questo del film e poi ricordo soltanto la scena finale. Dopo varie peripezie, che non ricordo, il nostro protagonista arriva ad una partita di hockey sul ghiaccio. In sua compagnia c'è la coprotagonista, che dovrebbe essere, non lo so, la sua fidanzata, la sua amante. Durante la partita, un giocatore lancia il dischetto della palla, del dischetto di hockey, verso gli spalti e sta per colpire in fronte la sua amica, ma il protagonista, con dei riflessi disumani, afferra il disco e le salva la vita. A quel punto lei capisce, e questo è riferimento a Boris, che faccio riferimento al Trono del Muori, che non si sa bene cosa ho detto, ma tanto voi ascoltate la metà delle parole che dico, quindi poco mi interessa. La ragazza capisce che tutte le storie che questo ragazzo aveva raccontato riguardo alla vita nella foresta, riguardo a questa sua infanzia assurda, la Tarzan, erano reali, erano vere. Purtroppo durante la storia si era scoperto che quest'uomo aveva una grave malattia cardiaca, non ricordo assolutamente quale sia, e mentre fanno ritorno dalla partita di hockey, lui, al posto del passeggero, muore. Durante questa scena e questo epilogo, in sottofondo si sente la canzone che fa Life, oh life. Vabbè, impossibile, canta sottovoce, ve la metto nei commenti. Comunque quella che fa, dai, Life, oh life, oh life, oh life, tutto, ve la metto nei commenti. È una canzone famosissima, quindi ovviamente l'ho cercata su Wikipedia vedendo se ci fosse appunto un riferimento al titolo del film, ma non l'ho trovata. Quindi, sintetizzando, una sorta di Tarzan arriva dalla giungla, racconta storie strane, nessuno gli crede, si innamora di una ragazza, lei nemmeno le crede, finché lui non le salva la vita prendendo un disco di una palla da hockey, ma dopo la notte muore in macchina per una cardiopatia e life, oh life. Questo è quello che mi ricordo di questa storia. Per favore aiutatemi perché sto impazzendo con il nome di questo film. L'altro film invece, forse lo conoscete, questo quasi sicuramente, parla di una ragazza figlia di una grande chef. Come la madre e come ogni cazzo di film americano, anche lei vuole diventare una grande cuoca. Praticamente durante il film lei ha diversi problemi in cucina, ma ad un certo punto trova degli orecchini della madre che a suo dire le conferiscono dei poteri speciali per cucinare. Ricordo bene una scena in cui lei capa una mela al boyfriend di turno e lui la trova, o una pesca, non mi ricordo, e lui la trova squisita soltanto per come l'ha tagliata. Vabbè. Ricordo bene la buccia che cade a spirale verso il pavimento. Ricordo anche in un'altra
un'altra scena in cui lei critica un uomo, non so se lo stesso boyfriend o un altro, chissà perché ho usato la parola boyfriend. That's America. Comunque, praticamente arriva quest'uomo, mi sembra scendendo le scale e si tocca la cintura e lei dice che ogni volta che un uomo si tocca la cintura sta pensando al sesso. Vabbè. Ricordo anche una scena con un granchio, ma così vagamente. Per quanto riguarda questo film, il succo è questo: una ragazza, figlia di una grande cuoca, e è convinta di avere le stesse capacità della madre tramite degli orecchini. Poi, ovviamente, a fine film perde gli orecchini e in verità cucina bene perché le doti erano le sue, proprio le sue. Vabbè, ste cazzate qua. Allora, vi siete beccati il secondo video, alquanto macabro. Probabilmente questo